oggi ci occuperemo di organizzazione. Abbiamo fatto un sondaggio un mese fa, sono venute fuori delle esigenze, delle proposte, dei dubbi. Cerchiamo di ancora una volta di arrivare poi a una maggiore consapevolezza e a proposte che rendano la nostra struttura più efficace e coerente. Naturalmente, per fare tutto questo è necessario innanzitutto ripartire dagli scopi per cui noi abbiamo riconosciuto la nostra fisionomia particolare, ovvero il nostro progetto di ricerca e innovazione, che è stato rinnovato per altri 3 anni, ma che deve essere recuperato, deve essere ripreso in modo che sia chiaro a tutti che cosa siamo tenuti a fare, per che cosa siamo dotati di organico, di autonomia, eccetera, eccetera. Qui siamo andati appunto a fare un lavoro di sintesi del progetto e siamo andati a recuperare 4 grandi macro obiettivi che informano il progetto. Come vedete, abbiamo i primi 2, soprattutto il primo legato alla realizzazione di un prototipo di curriculum che ha determinate caratteristiche, gli ambienti collaborativi, la lavorabilità e l'orientamento allo sviluppo delle competenze. Quindi, come vedete, sono le parole chiavi che siamo abituati a ripeterci e a tenere presenti nel nostro lavoro. Poi abbiamo il secondo che riguarda l'uso delle tecnologie e della comunicazione per un nuovo modo di lavorare per noi e per i ragazzi, anche oltre alla classe, e l'esperienza dei vari ambienti di apprendimento per i ragazzi e l'onnipresenza della piattaforma sono le 2 realizzazioni che finora abbiamo raggiunto, ma sono ambiti di lavoro che devono proseguire. Poi abbiamo l'obiettivo della formazione, l'obiettivo per cui la scuola deve essere un centro risorse, come dice il decreto, per la scuola in generale, la scuola con la S maiuscola, e quindi quello che su cui riflettiamo qui, quello che riusciamo a produrre e a rielaborare qui deve diventare un materiale che esce fuori e attraverso seminari, corsi, eccetera, va a diciamo fertilizzare un po' il lavoro anche degli altri. Quest'anno è stato un anno particolarmente ricco di iniziative in questo senso, ci sono stati da convegno sulla teatralità a settembre a Rovereto e con vari interventi, le stesse rassegne teatrali, eccetera, che portano fuori un modo di lavorare che è assolutamente particolare. Anche su questo bisogna proseguire il progetto di rete che porta al di fuori una modalità di lavoro che si può diffondere anche nelle scuole associate, eccetera. Sempre su questo versante, un'idea di sviluppo professionale che passi attraverso i percorsi di ricerca, che passi attraverso la cooperazione, l'osservazione reciproca, eccetera, e che poi dialoghi, quest'anno è successo in maniera abbastanza significativa, ma dovremmo lavorarci anche in termini di rielaborazione, qualcuno lo aveva richiesto, perché non parliamo delle esperienze di ricordo di intervento di come, sul rapporto con i tirocini, perché poi c'è stato un ruolo della scuola anche rispetto agli assunti, quindi le esperienze ci sono, dobbiamo andare in questa direzione. Quindi tutti questi obiettivi così analiticamente descritti ci riportano comunque ai grandi settori che sono quelli che ormai conosciamo, che utilizziamo anche per pianificare i nostri impegni, no? La didattica, la cooperazione, la documentazione, perché le attività non diventano un patrimonio comune se non vengono documentate, e la ricerca e formazione sul campo a partire dalle pratiche. Quindi questo quadro ci dice come la didattica sia al centro, sia uno degli obiettivi, il primo degli obiettivi, ma è
un obiettivo se risponde a determinate caratteristiche, ovvero se dialoga con gli altri obiettivi, se è una didattica che non si accontenta di fare, ma è una didattica che rispetta tutte le fasi della progettazione, quindi l'analisi del contesto, la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'implementazione, e poi si dà degli strumenti per monitorare l'efficacia e il senso dell'azione. Quindi una didattica intesa in questo senso alto, che porta a sviluppo della professionalità, porta a documentazione e diffusione di pratiche. Noi abbiamo, rispetto a quei macro obiettivi, abbiamo una declinazione che oggi non abbiamo il tempo di andare a rivedere, ma abbiamo voluto qui in questa slide mostrare come andare a recuperare una visione di insieme di tutti questi obiettivi, che è possibile vedere in un video che avevamo realizzato ormai 3 anni fa, ma ci sono tante persone nuove, quindi è bene che questa cosa venga un po' rispolverata, in cui quei 4 grandi obiettivi erano tradotti, declinati in obiettivi più piccoli, ma per questo meno complessi, ma più concreti e più legati alle effettive azioni che realizziamo ogni giorno. È nell'ambiente Wikischool, quindi nell'ambiente generale, perché ricordiamo i progetti e i suoi obiettivi sono condivisi tra le 3 scuole, non sono solo nostri, e questa riflessione va recuperata senz'altro, e potete trovare questo wiki con tutti i singoli obiettivi. Un altro elemento di documentazione importante è questo molti di voi lo ricordano, la rendicontazione che abbiamo fatto a metà nel 2012, perché per ognuna di quelle azioni tutti noi, mi ricordo era stato un lavoro corale molto importante, molto significativo, aveva realizzato una scheda in cui si diceva abbiamo fatto questo, dobbiamo ancora fare questo, i problemi sono questi, le risorse sono queste. Quindi abbiamo una documentazione molto ricca che ci ha che deve essere sviluppata ancora, però non dimentichiamoci quello che abbiamo, perché abbiamo una base molto articolata da cui partire. Per realizzare, adesso arriviamo al punto realmente ci interessa oggi, dati quegli obiettivi e dati quelle finalità, nel corso degli anni, a partire dal 2011, noi ci siamo dati una certa struttura organizzativa che all'epoca ci era apparsa idonea, efficace per raggiungere quegli obiettivi. La struttura organizzativa la conosciamo tutti, data da un coordinamento costituito in un certo modo, da una serie di gruppi di lavoro specialistici che chiamiamo commissioni, che avrebbero dovuto, hanno, non lo so, mantenuto la rotta rispetto a quegli obiettivi. Naturalmente, scusate, questi gruppi poi si interfacciano, dialogano con altri gruppi che sono consigli di classe, di dipartimenti, eccetera, e in un diagramma che è quello rappresentato, in cui i compiti dovrebbero essere integrati in questa maniera. Ci sono appunto compiti di specialistici di approfondimento di certe tematiche che poi vengono rilanciati ai dipartimenti dei consigli e li fanno dialogare con le pratiche più concrete, più quotidiane, e poi ritornano con le loro esperienze per la loro rielaborazione. Questo è lo stato attuale. Ci si è arrivati in maniera sostanzialmente condivisa, nel senso che l'architettura è stata il frutto, molti di noi ricordano i gruppi estivi in cui era stata disegnata questa architettura. Poi
ci sono stati anche degli interventi di aggiustamento, di ridefinizione, meno condivisi, lo sappiamo tutti, ma c'è stata una base di progettazione molto molto partecipata. Qui abbiamo fatto soltanto alcuni esempi. Se vi ricordate, come molti di voi ricordano, c'è stato un grosso dibattito tra la centralità dei dipartimenti, la centralità delle commissioni, chi assume, come si assume il ruolo di coordinamento, di regia, che a molti non è piaciuto, ma insomma rende l'idea, eccetera. E ci sono state diverse proposte, alla fine una decisione che poi si è continuamente modificata, il coordinamento educativo, il coordinamento dei coordinatori, sempre per intercettare esigenze diverse, migliorare la condivisione, eccetera. Questa è molto brevemente la storia delle tappe principali, ma potremmo arricchirla molto. A che punto siamo oggi? Abbiamo fatto un sondaggio, dal sondaggio si capiscono molte cose, ne abbiamo già un po' parlato, ne riparleremo oggi. Ci sono degli aspetti per cui molta di questa struttura organizzativa, di queste procedure che poi si accompagnano alla struttura organizzativa, non risultano adeguatamente intanto conosciute. Sono nel sondaggio molte risposte, non ne so abbastanza, questo è un problema, perché se mi dice non ne so abbastanza, qualcuno che guida poche settimane, pochi mesi, è normale. Se mi dicono non ne so abbastanza persone che sono qui da tanto tempo, significa che c'è un difetto di comunicazione, perché vuol dire che certe cose non sono adeguatamente chiare, adeguatamente condivise o adeguatamente ascoltate, recepite. Quindi intanto c'è questa esigenza di conoscenza e di condivisione. E poi ci sono anche delle segnalazioni di inefficienza. Ci sono figure, procedure, gruppi che non stanno funzionando adeguatamente, non risultano efficaci al massimo. E allora che cosa facciamo oggi? Cerchiamo appunto di estendere e approfondire la conoscenza dell'organizzazione in modo che, se qualcosa non è chiaro, non è stato compreso, oggi ci diamo il tempo e l'occasione per conoscerlo meglio. E poi, naturalmente, per agire con proposte di miglioramento. Quindi, rispetto ai temi già indicati nel sondaggio, oggi abbiamo organizzato 6 gruppi di lavoro, ognuno dei quali si occuperà di esaminare più a fondo un certo settore di lavoro e di formulare delle proposte. Poi una persona per gruppo raccoglierà le proposte e formerà un gruppo, diciamo, ulteriore che cercherà di evidenziare le connessioni e le possibili prospettive di miglioramento. Come abbiamo formato questi gruppi? Li abbiamo formati in maniera casuale, andando in ordine alfabetico, con però 2 eccezioni. Abbiamo fatto in modo che ci fosse un membro del coordinamento attuale per un gruppo, perché può servire per dare informazioni, chiarire degli aspetti, e perché fossero equamente ripartiti i coordinatori dei consigli di classe e di dipartimento, che in ogni gruppo ci fosse. Scusa? Allora, ve li faccio scorrere velocemente così ognuno prende nota. Il gruppo 1 dovrà ragionare sul gruppo di coordinamento, andando a vedere come è nato, come si è sviluppato, che compiti ha, come lavora, e cercato di proporre eventuali, ma credo necessarie, misure per una migliore efficacia sulla base, ed è composto dalle persone che vedete. Ogni gruppo sarà poi dotato di domande guida per il proprio lavoro e di materiali di riferimento. I materiali di riferimento sono stati caricati in piattaforma, quindi ogni gruppo poi se li scarica e se li utilizza. Ogni gruppo avrà naturalmente
2, le commissioni, ed è composto come segue. Gruppo 3. Gruppo 2 era sì, li leggo velocemente. Aida, Castellari, Cicconi. Ma quella ve la consegniamo scritta. E beh, ma uno vuole sapere. Provate a discutere e definire la formazione e i compiti di gruppo di lavoro specialistici. Quali sono attualmente le commissioni cosiddette strategiche, più efficaci e coerenti con i compiti di progetto? Quindi, compiti di progetto, commissioni. Dovete, sì, intanto se c'è qualcuno che ha delle commissioni, c'è Cipolli che ne coordina una, quindi vi potrà dare chi, poi c'è Doradio, ne è membro, Tamburini ne è membro, quindi insomma ci sono persone che vivono più da vicino, persone che invece non ci vivono dentro, ma magari possono avere avuto delle percezioni, delle curiosità, eccetera, quindi ci sarà una fase di approfondimento dello stato attuale. Poi se ne valuterà anche sulla base di quello che viene fuori, uno dei materiali che ha a disposizione di tutti, naturalmente il sondaggio, perché lì già vengono fuori tante osservazioni. E una possibile riproposizione, nel senso ci sono commissioni che, di cui non si capisce bene il ruolo, e allora si cercherà di, se viene fuori questo, si cercherà di chiarire. Oppure ci sono commissioni che non dialogano sufficientemente col collegio, non so, queste sono cose che dovrete poi discutere voi. 3. Gruppi di lavoro tecnico-operativi. La scuola vive, questo è un pochino da chiarire, ma poi lo vedrete. La nostra scuola vive una situazione che a volte crea delle difficoltà, nel senso che ha due organigrammi paralleli in qualche misura, cioè ha un organigramma, diciamo così, ordinario, nel senso con tutte le funzioni che sono presenti in ogni scuola, orario, mensa, viaggi, eccetera, e formazione classi, eccetera, e un organigramma più dedicato ai compiti di progetto, le commissioni, per intenderci, valutazioni, sviluppo, eccetera. Ora, succede a volte che ci sia un dialogo sufficiente tra questi due organismi e anche questo viene fuori anche dal sondaggio, per cui quello che vi chiediamo è ragionare se e come questi due, diciamo, corpi paralleli possano o integrarsi o comunque dialogare. Ecco, nella nostra, questo è un dato che viene fuori dal sondaggio, la nostra scuola è costituita è organizzata in tanti gruppi di lavoro, ognuno dei quali ha un coordinatore. La riflessione su quali siano le caratteristiche e i compiti del coordinatore, ci abbiamo già speso tante energie da tempo, siamo andati a fare una ricerca, ci sono documenti veramente molto molto risalenti. Nonostante tutto questo, le percezioni di anche autopercezioni di stessi, di non completa efficacia, non completa rispondenza dal sondaggio sono molto evidenti, quindi ci diamo l'occasione per riparlarne. Gruppo 5, ecco, la flessibilità. Già nel collegio era venuto fuori che c'erano grossi dubbi e perplessità su criteri di utilizzo, strumenti di pianificazione, modalità di rendicontazione. Proviamo a ridisegnare la questione. E questo è la... Posso andare all'ultimo. Ultimo gruppo, il piano annuale. Tanto spesso sentiamo, ci vediamo troppo poco, ci vediamo troppo, quando è che ci vediamo, eccetera.
questo gruppo avrà a disposizione i piani annuali e tanto la contrattazione che definisce determinati obblighi, e poi i piani annuali degli ultimi 3 anni, che sono diversi, ci sono omissioni, sovrabbondanze, ci sono grosse differenze negli ultimi 3 anni, perché si è cercato ogni volta di dare spazio a qualcosa, ma fatalmente si è fatto a qualcos'altro. Il gruppo avrà il compito di esaminarli, confrontarli e provare a vedere se riesce a individuare dei criteri per una progettazione migliore di un piano che soddisfi meglio